Deve essere questa la mia vita. Viziare una maialina. Sono un guerriero, non un guardiano di porci. Dalben pensa che avrei paura, ma non è vero. Non ho bisogno che di un'occasione per poter diventare un famoso guerriero. Oh. Guardami, Evie. Sono bravissimo. Là! Anche tu hai paura. Mi è sembrato di sentire qualcosa qui. Oh, allora eri tu? Sì, sì. Ti tengono prigioniero, vero? Sì. Anch'io lo sono, contro la mia volontà. Si è illuminata. Sì, certo, è magico. Oh, come odio questo posto. Spero solo che non ci siano i topi qui. Oh, non che mi impressionino davvero, sai, ma a volte ti saltano addosso in un modo. Sono la principessa Aileen. E tu sei un nobile o un guerriero? Ehi, ehi, padrone, padrone! Adesso Gurghi ricorda, sì, sì, l'intelligente Gurghi ha visto la maialina correre! Sì, in mezzo alla foresta! L'ho vista, l'ho vista! Vieni, Gurghi troverà la tua maialina! E poi saremo amici per sempre! C'è da mangiucchiare e sgranocchiare qua dentro? Questa è Evie! È in pericolo! Ci vediamo! Ma quante persone belle e valorose! Un guardiano di porci, una misera sguatta, un menestrello fallito! Forse potrà interessarvi vedere cosa vi riserva il destino. Adesso radunerò tutto il mio esercito di morti, nati dalla pentola. Presto, levatevi, miei messaggeri di morte! La nostra ora finalmente è arrivata! Vedrà, canterò a tutti delle sue azioni ignobili e vili. Mi chiamo Sospinello, benestrello dei benestrelli. Mi esibisco nelle più grandi corti del regno, io, e per di più... Te ne sei dimenticato? Ho cantato in alcune delle corti più importanti. Aspetto soltanto il loro invito. Perché giudichi ogni parola che dico? Benvenuto, vostra maestà. Stiamo proprio celebrando il nostro successo. Oh, sì, sì, insomma, il vostro successo. Non abbiamo commesso errori questa volta. Portate la prigioniera. Oh, no. Ecco, sire. Questo è il maiale che crea le visioni. Ebbene, maiale, fai vedere a sua maestà dove possiamo trovare la pentola magica. L'avete sentito, sorelle? Ma come? Nessuno ha mai chiesto della pentola magica da più di 2000 anni. È un trucco. Non permetteremo che la prendano, vero? Non preoccuparti. Fidati di me. Devo assolutamente avere quella spada! Ascoltatemi! Baratteremo la pentola magica con la spada! Ma Orchina, cosa possono fare con quella pentola? Oh, niente! Questo è il bello! Non ci arrivate? Le avremo tutte e due! La spada e la pentola magica! C'è qualcosa che non va. Me lo sento nelle ossa. Lo sanno anche i folletti. Non si fanno vedere in giro. Il re Cornelius, quel demonio dall'anima nera e perfida. Che cosa sta aspettando? Salve, sono Fingal, re dei folletti. Come diavolo hanno fatto a... Avevo detto di sistemare il vortice. L'ho sistemato! L'ho sistemato! È
era perfetto! Evidentemente non è proprio perfetto, altrimenti dovrebbe tenerli tutti fuori. Ed posso esservi di aiuto? Tutto quello che succede qui è colpa mia! Siete in visita amichevole? Suppongo che sia sempre colpa mia se quel maiale è qui! Oh, Evie! Oh, è tuo il maiale? Oh, bene! Così il vecchio Dolly avrà una preoccupazione in meno. Nella leggendaria terra di Predei vi era un tempo un re così crudele che perfino gli dei lo temevano. Poiché non esisteva prigione dove potesse essere tenuto rinchiuso, venne buttato vivo in un crogiolo pieno di ferro fuso. Ma la sua anima malefica non morì e prese la forma di una grossa pentola magica. Come hanno fatto ad arrivare qui? Il vortice del vecchio Dolly ha ceduto di nuovo. Si sveglieranno tra poco. È meglio andare ad avvertire Re Fingal. No, stupida. Sai che non dovremmo trovarci qui. Oh, ci troveremo tutti nel guai.